La base del distretto centro-settentrionale, di seguito Dix, si trova lungo un braccio del Porto Canale Piomboni all'interno di un sistema di canali che raggiunge Ravenna. Il sito si estende su un'area di circa 200.000 metri quadrati e confina a nord e a sud con attività di cantieri navali con i quali condivide la banchina. In banchina attraccano le navi appoggio e i mezzi necessari per il trasporto dei materiali e del personale da e verso le piattaforme e i cantieri Dix Offshore. Nella base Dix sono presenti anche palazzine e uffici, locali e aree esterne adibite al deposito materiale, helideck, che interessa un'area complessiva di 18.000 metri quadrati, in grado di operare anche di notte e di ospitare fino a 3 elicotteri in maniera da assicurare un costante e rapido collegamento con tutte le zone del settore di competenza. In base Dix sono presenti 3 diversi punti di raccolta. Durante la vostra permanenza sarete sempre accompagnati da personale ENI che, in caso di evacuazione, vi indicherà il punto di raccolta più vicino da raggiungere a seconda dell'area in cui vi trovate. Ora siete nell'area uffici direzione mensa, pertanto il vostro punto di raccolta è il numero 1 ubicato nel parcheggio esterno alla portineria. Se nel corso della visita doveste notare situazioni pericolose, vi preghiamo di segnalarcele. Ci occuperemo noi di prendere provvedimenti tempestivamente. La base Dix è un sito non minerario nel quale si svolgono attività operative di supporto e coordinamento delle attività di esplorazione e produzione del distretto centro-settentrionale. Prestate particolare attenzione nel caso in cui vi troviate presso la banchina, le aree esterne e il magazzino. Qui sono riassunti i principali rischi identificati rispetto alle diverse attività operative svolte nel sito. Norme di comportamento generali. Esporre sempre il tesserino di riconoscimento. Rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree esterne della base, fatto salve le aree fumatori adeguatamente segnalate. Non ingombrare le vie di fuga, non spostare gli estintori dispositivi di prevenzione, protezione. Non sostare con automezzi negli spazi dedicati ai punti di raccolta. Circolare lungo i percorsi pedonali ed osservare i segnali stradali. Non lasciare incustoditi i bagagli a mano. L'accesso in banchina è vietato a persone e mezzi senza autorizzazione. È consentito solo agli autorizzati con idonei dispositivi di protezione individuale. Norme di comportamento in caso di allarme. L'evacuazione della base viene segnalata tramite interfono e/o con segnali acustici e visivi. In caso di allarme, sospendere le attività e mettere in sicurezza le attrezzature di lavoro. Non attardarsi per recuperare oggetti personali. Non usare gli ascensori. Non sostare vicino alle uscite esterne. Astenersi dal prendere iniziative. Raggiungere il punto di raccolta senza correre. Rientrare negli immobili solo se espressamente autorizzati dagli addetti alle emergenze. Come segnalare un'emergenza? Azionare il pulsante di allarme più vicino come segnalato nelle planimetrie esposte, oppure richiamare l'attenzione degli addetti alle emergenze Dix, oppure avvisare immediatamente la portineria interno 42747 o dal cellulare 0544 51 27 47. In base Dix sono a disposizione di chiunque le HSE card da utilizzare per segnalare condizioni, comportamenti non sicuri o suggerire spunti di miglioramento. Grazie per la collaborazione. Buona permanenza al distretto centro-settentrionale.